Marco, cosa non va in questo periodo, al di là naturalmente della consistenza degli avversari? Ma alibi non ne dobbiamo mettere, Francesco. In realtà, come non eravamo dei fenomeni quando eravamo terzi, quarti in classifica, non siamo diventati brocchi ora, però nascondere delle criticità vuol dire nascondere la polvere sotto al tappeto, non siamo abituati a farlo. Dobbiamo sederci con la società assolutamente il prima possibile per capire quali sono le criticità del momento, eventualmente limarli lì dove è possibile, perché sono due partite, quelle con l'Italpol e quelle con la Roma, perché diciamo che con l'Ito ci poteva anche essere la sconfitta, che non arriviamo a conclusione e rischiamo di fare gol da soli. Manca cattiveria, forse ci siamo un po' assuefatti delle vittorie ed è una cosa che non va, o almeno è una cosa che di solito le mie squadre non hanno, scendono col coltello fra i denti, quindi capire che cos'è che non va e lo possiamo fare solo sedendoci a tavolino con la società. Beh Sta giocando anche quasi ogni 3 giorni. sì, però non può essere una scusa, non può essere un alibi. Loro avevano giocato come noi una battaglia con la Lazio, loro come noi avevano due squalificati e quindi non userei questo tipo di lettura alle sconfitte perché è pericoloso. Non bisogna nascondersi, le cose non vanno e bisogna sterzare il prima possibile, anche intervenendo in maniera decisa e dura da parte mia e da parte della società. Come sta Barrichello? La cosa che ci preoccupa di più è usciamo dal campo con le lacrime, con l'immagine delle lacrime di Barrichello per un credo distorsione al ginocchio. Non è un periodo fortunato, questo lo possiamo dire, non è una scusa, ma è così. Verranno tempi migliori. Peccato perché la gara era praticamente finita. Beh sì, la gara era finita, ma Bari non si risparmia mai su nessun risultato. Se avessero tutti quanti la stessa intensità di Bari, probabilmente parlavamo di un risultato differente. Però vabbè, vediamo in settimana cosa accadrà.